Eccoci con Sveva Sport, buona domenica, ben ritrovati a tutti gli amici che ci seguono da casa. Domenica di verdetti, anzi fine settimana di verdetti, alcuni sono definitivi, non ci sarà bisogno insomma di aspettare oltre, se non per esempio per il campionato di Lega Pro, di aspettare la conclusione ufficiale della stagione, ma per esempio la Fidelis Andria la sua salvezza la può celebrare con 3 giornate d'anticipo anche in maniera matematica dopo il pareggio di ieri in casa con il Catanzaro, ed è un traguardo importante quello raggiunto dalla squadra allenata da Luca D'Angelo, perché era il traguardo fissato a inizio stagione, è stato raggiunto con 3 giornate d'anticipo. Adesso ci si potrà eventualmente concentrare a conquistare quel piazzamento che tornerebbe utile alla qualificazione alla prossima Team Cup, che insomma è giusto una competizione dove si acquisisce un po' di prestigio per la partecipazione, non certo si va con l'ambizione di spingersi sino in fondo al torneo. E poi, a proposito di verdetti, ce ne sono altri definitivi, che sono quelli del campionato d'eccellenza, perché oggi si è disputata l'ultima giornata e allora era già quasi tutto definito, anzi il Gravina aveva chiuso il proprio campionato da tempo con la promozione in Serie D, c'era da definire la griglia playoff, che era però già disegnata con 90 minuti d'anticipo, è rimasto tutto come una settimana fa e perciò ai playoff ci vanno Altamura, Casarano e Barletta in questo ordine di classifica, non ci va il Vieste che oggi ha perso proprio con il Barletta, e perciò ci sarà una sola semifinale domenica prossima a Casarano, tra Casarano e Barletta, con inizio alle 16:30, e poi la finale regionale il 1° maggio si giocherà in casa dell'Altamura, che aspetta la vincente di Casarano-Barletta. Verdetti che sono certi anche in coda, perché Grottaglia e Castellaneta retrocedono, Otranto e Mesagne si disputano il play-out, erano già salvi da una settimana l'Unione Calcio Bisceglie e la Sud-Est. L'Unione Calcio Bisceglie oggi ha celebrato questa permanenza in eccellenza battendo 4-0 il Grottaglia nell'ultima allo stadio Ventura. Altri verdetti, ma non definitivi, li si attendono per le prossime settimane. In Lega Pro c'è ancora da definire la griglia playoff, e allora il Lecce rallenta ulteriormente, ha pareggiato con il Messina, il Foggia gioca domani sera con l'Acragas e può ambire al secondo posto alle spalle di un Benevento che continua a vincere. In coda perde il Monopoli, ma ha perso anche il Catania con il Benevento, ieri ha perso in maniera sorprendente il Martina contro la Lupa Castelli Romani, e perciò il Martina è sempre più, anzi quasi certo, di dover disputare i play-out. Chiudo questa ampia presentazione con la Serie D e con i verdetti che anche qui hanno qualcosa di definitivo, cioè la retrocessione del Gallipoli in eccellenza. Per quanto riguarda la corsa al vertice, Virtus Francavilla che resta prima dopo il pareggio in trasferta con il Torrecuso, Nardò che accorcia a una sola lunghezza, ma domenica deve andare a Francavilla Insinni, il Taranto perde in casa con il Serpentare e forse saluta le ultime chance di poter agganciare il primo posto. Come vedete, temi non ne mancano per parlarne con voi da casa, e allora salutando Emanuele Rosapio vi ricordo la nostra pagina Facebook Sveva Sport, con i colleghi di redazione. Francesco Martucci è già pronto, e per Mario Boraccino insomma dobbiamo avere pazienza, perché è di rientro da Vieste, si giocava alle 16, la giornata oggi è tipicamente estiva e perciò insomma anche il traffico è diverso rispetto ai mesi invernali o autunnali, e qualche minuto di ritardo lo dovremo contemplare nel corso di questa serata. E poi con gli ospiti in studio che vado a ringraziare e salutare, cominciando da Enzo Pedone, presidente dell'Unione Calcio Bisceglie, a cui devo fare i complimenti per questa salvezza ottenuta nella prima stagione di eccellenza, non dico faticata, ma probabilmente attesa fin troppo rispetto ai programmi iniziali, ne parleremo durante la trasmissione. Ringrazio e saluto Savio Casardi, che è il nostro e uno dei nostri attenti osservatori delle vicende calcistiche. E allora, buonasera. Visto che avevo rotto il ghiaccio con Enzo Pedone per parlare di questa salvezza dell'Unione Calcio Bisceglie, è arrivata domenica scorsa con il 4-0 a Castellaneta, l'avete celebrata oggi con il 4-0 sul Grottaglie,
Probabilmente avreste voluto chiuderla con un po' di anticipo, poi qualcosa però si è inceppato. Sì, infatti abbiamo avuto più di un match ball per poter chiudere la salvezza in anticipo, però niente, i programmi di inizio stagione erano quelli che anche all'ultima giornata, all'ultimo minuto dell'ultima giornata, conquistare la salvezza era il nostro obiettivo. Ci siamo riusciti una giornata di anticipo, quindi contentissimi di questo e niente, oggi prendiamo e raccogliamo i frutti di una stagione che ci ha visto protagonisti per la prima volta in eccellenza come Unione, quindi siamo tutti soddisfatti. Nonostante tutto, mi viene da dire, poi andrò da Savio Casardi, che voi avete fatto esperienza con questo primo anno di eccellenza con l'Unione Calcio, benché insomma chi conosce le vicende e chi conosce il mondo del calcio sa che la famiglia Pedone l'eccellenza l'ha disputata, l'ha giocata con il Bisceglie, l'ha vissuta due volte arrivando a dei playoff nazionali e sono due playoff nazionali sanguinosi, mi verrebbe da dire, tra virgolette. Però quella dell'Unione è stata una prima esperienza, è come se aveste fatto esperienza con l'Unione Calcio. Assolutamente, perché comunque erano già diversi anni che non disputavamo il campionato di eccellenza. È cambiato, quest'anno ci ritrovavamo delle compagini importanti, vedi Barletta, Casarano, il Gravina stesso che comunque aveva un seguito importante, quindi affrontare questo campionato da matricola, da piccola società che si affacciava a questo campionato importante è stato veramente difficoltoso, però con la programmazione, con i piccoli passi abbiamo centrato l'obiettivo e tra l'altro l'obiettivo importante è di poter far esordire e valorizzare il nostro settore giovanile. Noi lo dirò fino alla nausea questa cosa qui, quindi siamo soddisfattissimi della stagione. Ne parleremo più avanti, con Savio Casardi possiamo scegliere diversi argomenti, uno però dal quale parto è la salvezza della Fidelisandria. Raggiunta con tre giornate d'anticipo, anche qui la Fidelisandria diciamo aspettava soltanto la matematica certezza, era salva da credo almeno altre due o tre partite, forse da tre partite fa. L'unico momento di appannamento, di preoccupazione è stata dopo la sconfitta con l'Akragas. Poi insomma, diciamo che per quanto riguarda l'Andria, insomma, il periodo di appannamento ha coinciso con la vittoria importante con la Casertana e quindi mi riferisco al periodo prima e post natalizio, insomma, ha avuto per sei giornate la vittoria è mancata, però diciamo che per tutto il campionato la squadra ha avuto una certa costanza e quindi non si è fatta mai risucchiare nelle zone calde della classifica. Adesso, insomma, magari qualche tifoso, insomma, sono tre partite, qualcuno va allo stadio e deve assistere a questi scialbi, tra virgolette, 0-0, però diciamo di positivo ci sono degli spunti da trarre. L'Andria continua a non prendere gol, quindi l'imbattibilità di Poluzzi insomma sta sui 750 minuti, insomma, quindi record di Buffon potrebbe a parte che sentiremo Poluzzi poi su questo argomento e quindi la programmazione la società dell'Andria può cominciare tranquillamente a farla per il prossimo anno partendo appunto da questo principio. La difesa non prende gol e quindi può essere un punto saldo per il prossimo campionato e quindi già sapere dove poter intervenire, visto che l'Andria ha sposato in una maniera efficacissima la politica dei giovani, ecco, andare alla ricerca di quei giovani che potranno interessare, fare al caso dell'Andria, insomma, non dimentichiamo che qui c'è venuto Morra che l'anno scorso era richiesto da squadre di Serie B, ci sono le finali di primavera e quindi insomma non a caso anche a Sassuolo, quindi i dirigenti dell'Andria, insomma, lì potranno vedersi i giovani, anche se penso che qualche contatto sicuramente, conoscendo la dirigente dell'Andria, già l'abbia presa, insomma, perché i giovani... Anche se c'è chi sostiene e chi pensa, Savio, che poi l'Andria alla fine debba, se la programmazione dice il primo anno mi dovevo salvare, il secondo posso cominciare ad alzare un po' l'asticella, giovani sì, ma qualche... Sì, ma magari anche qualche giovane interessante. Insomma, in Serie B sta esplodendo, qualcuno ha conosciuto quest'anno la Padula. Io fortunatamente, avendo lavorato a Parma, a cui faccio i complimenti, insomma, il Parma torna in Lega Pro da oggi, la Padula l'abbiamo preso noi a Parma a 0 euro dal fallimento dell'Ivrea. E quindi andare alla ricerca di quel giovane che in Lega Pro, come ha fatto la Padula l'anno scorso a Teramo, ti faccia
20-22 gol e ti possono garantire un campionato di livello, insomma. Quindi mi riferisco anche a quei giovani importanti. Parleremo di qualche altro giovane. Chiudo la pagina della Lega Pro e poi vado da Francesco Martucci, con il quale entreremo di fatto nel vivo. E dico, Francesco ha seguito ieri la Fidelisatria, ma oggi pomeriggio anche l'Unione Calcio, perciò insomma la tua pagina sarà molto ampia, Francesco. Chiudo la pagina della Lega Pro, di presentazione della Lega Pro, per capire la vittoria del Benevento chiude un po' i giochi per il primo posto. Ma io credo che il pareggio del Lecce chiude la vittoria del Benevento, perché che il Foggia riuscisse a recuperare 9 punti in 7 giornate non lo pensava nessuno. Certo, se non avesse vinto oggi sarebbe fosse andato a 2 punti rispetto dopo la partita con l'Akranes, comunque si deve giocare. Io penso che il Benevento deve vincere 2 su 3, può perdere con Lecce in casa, può perdere lo scontro diretto, ha 2 partite, una con l'Akragas all'ultimo che è già salvo, e credo Martina domenica prossima, il Martina che ha perso ieri contro la Luppa Castelli. Martina che non può non evitare i playout, può scegliere con chi giocare. Certo, il penultimo posto, se dovesse arrivare il Catania, è dura, andare al Cibali a vincere, cioè, significa mezza retrocessione, anche perché poi la finale, il ritorno dei playout, si gioca in casa della quintultima, della meglio quartultima classificata. Io credo che a un certo punto il secondo posto forse è l'obiettivo migliore per il Foggia, ma se lo gioca anche il Lecce. Secondo me se lo gioca anche la Casertana, perché vincendo a Monopoli comunque ha raggiunto il Foggia e ha un punto dal Lecce. Foggia domani può andare a 59. Negli scontri diretti per il secondo posto, il Foggia sia con Lecce che con la Casertana, gli scontri diretti vinti, quindi a favore. È una volata, arrivare secondo, credo che la seconda del girone, siccome dovrebbero penalizzare il Pisa per la questione della fideiussione, che ha un punto più del Lecce e oggi 2 più del Foggia, se dovessero penalizzare il Pisa, arrivare migliore seconda significa avere tutte le partite in casa, il bonus per poterti giocare la Serie B, anche i playoff, che credo sia un po' il progetto che che è chiaro da marzo in poi hanno iniziato, era l'obiettivo a cui puntavano. Certo, se dovessero vincerle tutte, il rammarico resta aver fatto comunque 68 punti e non aver vinto il campionato. Cioè, oggi anche il Lecce, che ha 57 punti, chiuderà a 60-63 punti. L'anno scorso la Salernitana l'ha vinto a 65-66 punti. Quindi è stato un campionato molto livellato rispetto anche ai passati e rispetto agli altri due gironi, dove Spal e Cittadella, credo che la Spal con la vittoria di oggi ha più di un piede e mezzo, forse gli manca solo un punto per festeggiare la Serie B. Il Cittadella domani potrebbe essere promosso pareggiando, credo, col Pordenone. Quindi si vede la differenza tra i tre gironi, qual è quello più equilibrato, qual è quello più difficile. Io mi auguro che rispetto all'anno scorso, dove poi ad arrivare in finale, siccome sprecarono tutte le energie Benevento e comunque il Matera che arrivò anche ai playoff e la Juve Stabia, sprecarono le energie nel finale e arrivarono ai playoff cotti. Invece il Como, che arrivò quarta all'ultima giornata, si giocò, perché poi inizia un altro campionato, mi auguro che questa volta anche le squadre del sud, visto che ci sono anche le due pugliesi, possano giocarsela fino alla fine, perché i playoff, come in tutti, come che succederà in Serie B e come succede in altre categorie, comunque te li devi giocare e c'è una promozione in palio. Ma Francesco, arrivo da te non prima di aver ringraziato e ricambiato per i saluti del direttore generale dell'Unione Calcio Biceglie, Leonardo Pedone, che diciamo in questa trasmissione e di questa trasmissione è sempre attento. Non so se avrò mai l'occasione di averlo in trasmissione. Oggi ho avuto il piacere di avere
il presidente dell'Unione Calcio, non so se avrò l'occasione, anche perché insomma può darsi che io la 17ª edizione non la conduca, di conseguenza la lascio a qualcun altro e perciò non avrò la possibilità di avere Leonardo Pedone, o forse Leonardo Pedone verrà proprio perché non ci sono io a condurla in trasmissione. Francesco, da te cominciamo dalla salvezza dell'Andria, poi andremo anche con le immagini dell'Unione Calcio. E allora, ieri al Degli Olivi è arrivato un altro 0-0 per la Fidelis, il decimo stagionale, il terzo consecutivo tra le mura amiche. Numeri che probabilmente fanno un po' storcere il naso a chi non ama troppo i risultati a reti bianche, ma questo risultato a reti bianche ha consentito alla Fidelis di guadagnare la certezza matematica della permanenza in Lega Pro e di allungare anche la striscia di imbattibilità del portiere Poluzzi, che è giunta ormai a 8 partite consecutive. La partita col Catanzaro obiettivamente non è stata memorabile, così come non lo erano state quelle precedenti al Degli Ulivi con Monopoli e Juve Stabia, finite anch'esse 0-0, però adesso la Fidelis può alzare o provare quantomeno ad alzare l'asticella e tentare nelle ultime 3 partite, quelle che restano fino al termine della regular season, tentare di raggiungere un posto utile per partecipare alla prossima Team Cup. Di questo e di altro parliamo nel servizio che prego la regia di mandare in onda. Mancava un punto per la certezza matematica di una permanenza in Lega Pro virtualmente acquisita da tempo, punto che è arrivato in virtù dell'ennesimo 0-0 stagionale, il terzo consecutivo tra le mura amiche. E pazienza, se di spettacolo non se n'è visto molto nel confronto diretto tra Fidelis e Catanzaro, condizionato dal gran caldo. È una bella combinazione tra Grandolfo e Strambelli ad aprire le danze. Il fantasista barese trova però sulla propria strada il piede di Bernardi, replica ospite affidata a Squillace, il cui tentativo dalla distanza si spegne sul fondo. Si spegne invece sull'esterno della rete la successiva conclusione di Grandolfo, bravo nella preparazione, non altrettanto nella finalizzazione. Altra chance per l'attaccante con la maglia numero 11 a metà della frazione inaugurale. La sua girata innesca una carambola che costa quasi l'autogol a Squillace. Il portiere Grandi è salvato dal palo. L'ultimo piccolo sussulto prima dell'intervallo porta la firma di Strambelli, che ci prova col destro, non è il suo piede e si vede. Ripresa inaugurata da un brivido per Poluzzi. La giocata di Agodirin è una via di mezzo tra diagonale e cross basso. L'estremo andriese comunque evita il peggio. Sul fronte opposto tocca ancora a Strambelli inventare qualcosa. Traversone interessante che non trova pronto Cianci alla deviazione aerea. Sulla verticalizzazione dello stesso Strambelli al 13° è invece pronto a involarsi Grandolfo. Bernardo lo aggancia e rimedia il rosso diretto. La superiorità numerica tuttavia non sembra allettare più di tanto i biancazzurri. Strambelli alza la mira da fermo prima di far spazio a Matera per un giramento di testa dovuto al caldo. Poco dopo entra pure Bollino, che rimpiazza Cianci e si procura una discreta chance in mischia resa vana dalla smorzata di Ricci. E l'ultima emozione, si fa per dire, di un match in buona parte al cloroformio, un match che consente alla Fidelis di brindare ufficialmente alla salvezza e a Poluzzi di allungare la propria imbattibilità a 8 giornate. Allora, queste le immagini di Fidelis Andria Catanzaro. Una riflessione prima di andare con la pausa la chiedo a Savio Casaldi, perché il paradosso di queste gare di fine stagione per quanto riguarda la Fidelis Andria è che solitamente, non sempre però, il più delle volte si cerca di agevolare gli attaccanti a segnare quanto più possibile perché c'è da migliorare la classifica marcatori. Qui invece c'è da fare il discorso contrario, cioè difendere di non prenderle per poter, diciamo, far crescere l'imbattibilità di Poluzzi. Il problema è che le due immagini di questa situazione è un Grandolfo che pian piano si sta spegnendo, cioè nel senso non è più brillante come all'inizio della stagione. Ma è quello che dicevo all'inizio, Salvo. All'inizio ha giocato con Morra, che è un giocatore sicuramente importante, poi è successo che Morra ha avuto dei problemi fisici e quindi insomma si è cercato di mettere al fianco di Grandolfo un altro attaccante, solo che io che ho visto tantissime partite di Lega Pro, un attaccante, un giovane con i movimenti da seconda punta che faceva Morra non li ho visti fare da nessuno. Poi c'è stato l'infortunio di Strambelli,
che è dovuto mancare per più di 2 mesi, e quindi insomma l'Andria poi all'inizio era partito con un 4-3-1-2, quindi giocava col trequartista, poi il mister in corso d'opera è passato alla difesa a 3 e quindi ha corretto qualcosa nel meccanismo, e quindi magari sicuramente insomma è un po' come la coperta. Da qualche parte, insomma, qualche spiffero lo prendi, e quindi sicuramente la fase offensiva ne ha risentito, questo dicono. Invece la fase difensiva, la difesa dell'Andria, oggi con 15 reti subite è la migliore di tutti i campionati nazionali. Questo dicono i fatti, e quindi insomma complimenti a D'Angelo, che fa parte anche di quei pochi tecnici che in questi cambi di allenatori che si susseguono dalla Serie A alla Lega Pro, ne parliamo del nostro girone, assieme ad Autieri, a De Zerbi e a Roseli del Cosenza, mi sembra l'unico ad aver mantenuto il posto saldo. Dobbiamo andare in pausa, una comunicazione rapidissima di servizio, perché insomma ce ne siamo resi conto anche noi qui dallo studio, oltre alle segnalazioni che ci arrivano da casa. Provvediamo tra un po' a correggere i risultati che vedete in sovraimpressione, perché c'è qualche errore e adesso li eliminiamo e li correggiamo. Intanto, linea alla regia, tra pochi istanti torniamo con Sveva Sport. Eccoci in diretta con Sveva Sport, saluto chi si mettesse soltanto adesso in visione del nostro appuntamento e chi invece ci seguiva dall'inizio e ci ha fatto notare che ma era una questione soltanto di questione tecnica del computer, ci ha fatto notare di quello che era accaduto, e cioè dei risultati che dovevano essere corretti. Allora dicevo, torniamo in diretta con Sveva Sport, abbiamo già visto le immagini di Fidelissandria Catanzaro, tra un po' sentiremo le voci del dopogara. Vi sentivo parlare durante la pausa, mi rivolgo a Savio Casardi e a Enzo Pedone, di settore giovanile, perché il futuro è tutto lì. Noi lo diciamo a ogni fine stagione, diciamo che il futuro è il settore giovanile. A proposito di settore giovanile, l'Unione Calcio, che punta su quello, credo abbia raggiunto dei risultati ottimi, positivi, definiteli voi, anche in questa stagione. Infatti l'hai detto, risultati positivi, e investiremo sempre di più su questo settore, è in risorse umane e in strutture, speriamo di trovarne, perché comunque sono carenti da queste parti, ci penalizzano, proprio per poter sviluppare al meglio lo stesso settore giovanile. Questo settore però giovanile... questo, scusami Enzo, ti interrompo, poi ti faccio ritornare sul settore giovanile. Questo però non vi toglie, non vi distrae, non toglie risorse dalla prima squadra. No, perché vogliamo tenere due identità comunque una agganciata all'altra, però con autonomie indipendenti, così proprio da avere dell'organizzazione è per la prima squadra e per il settore giovanile. Quindi no, non ci toglie assolutamente, è proprio una programmazione che facciamo su questo, dedicarci al settore giovanile e alla prima squadra, quindi tranquillamente convivono, anzi è motivo di trampolino di lancio o di traguardo per i nostri giovani. Oggi, infatti parlavamo prima, hanno debuttato altri ragazzi, gli allievi, i 99, con debutto e gol anche per ciò che riguarda un ragazzo, Vincenzo Fata, quindi favorevolissimi allo sviluppare soprattutto il settore giovanile. Che ha poi la sua naturale, la naturale prosecuzione nella selezione pugliese, che adesso si preparerà credo al torneo nelle regioni. La Puglia non lo vince credo da un'eternità, insomma. Se non ricordo male, i giovanissimi era l'anno 86, quest'anno i giovanissimi erano i 2000, quindi sono 14 anni che non vinciamo. Lo vincemmo, andai io a vedere quella partita, si svolse in Molise quell'anno il torneo delle regioni, la Puglia vinse con i giovanissimi, ripeto, era l'anno 86 e vincemmo
il titolo nazionale, quindi sono 14 anni che non vinciamo. Se il Sud porta bene in Calabria quest'anno, speriamo di raccogliere, dovrebbe essere buono. Anche perché noi siamo rappresentati con tre... Ma credo che ci sono tre ragazzi, ma ci sono anche tanti ragazzi barlettani. Sì, ci sono, però ad esempio per quanto riguarda la rappresentativa regionale, io vedo che molti ragazzi non fanno parte di questa rappresentativa. Adesso magari è un discorso anche lungo, perché molte società, siccome l'inizio si svolge ad invito, quindi ogni società dà tre nomi. Ti interrompo perché ha segnato la Sampdoria. L'hanno annullato. Perché altrimenti Emanuele Lo Sapio, diciamo, stava già lì che sbatteva sul si vedeva, lo vedeva da qui al nostro monitor di servizio, che credo sia a 2 chilometri di distanza. Lui ha visto la posizione di fuorigioco. No, era regolarissimo, era regolarissimo il gol della Sampdoria. Non apriamo quest'altro dibattito, andiamo alle vicende di casa nostra. E sai, quindi insomma i nomi delle società che inviano i nomi, poi naturalmente le società di pure settore giovanile vengono svolte da gente che non vive solo di calcio, quindi magari nella settimana, quando si svolgono i raduni, si è in difficoltà, chi dovrebbe accompagnare questi ragazzi, se qualche genitore magari è impegnato, quindi molti rinunciano. E quindi insomma, se magari anche la federazione creasse qualcosa, tipo un incentivo, magari un rimborso spese, o magari il rimedio lo detta la federazione, sicuramente qualche squadra competitiva. Vedevo Enzo Bedone un po' titubante. Sì, anche perché insomma l'Unione Biceglie ha una squadra di, tra virgolette, di prima fascia, quindi non fa solo settore giovanile, perché è una squadra in eccellenza, ma gli altri che fanno solo settore giovanile, insomma, sono molto ma molto in difficoltà. Parlavamo della carenza di struttura, quindi le società sono costrette già a pagare un campo privato, i campi comunali devono pagare lo stesso, e quindi insomma diventa difficoltoso. Sono tartassate. Torniamo al calcio invece dei grandicelli, con il post partita di Fidelis Andria Catanzaro. Cominciamo a sentire i tecnici, credo, Francesco. Sì, cominciamo a sentire Luca D'Angelo. Nelle sue parole sentiremo appunto la soddisfazione per aver tagliato senza troppi patemi d'animo il traguardo della salvezza, e anche la soddisfazione per la gara col Catanzaro, che a detta del tecnico biancazzurro è stata tutto sommato ben giocata dalla Fidelis, almeno nel primo tempo. Sentiamo. Mister, 0-0, risultato che la soddisfa, o c'è forse qualche rimpianto per un paio di occasioni non sfruttate e per la superiorità numerica non sfruttata? Ah, nel primo tempo abbiamo avuto almeno 3 occasioni/4 grosse per passare in vantaggio. Dopo loro sono rimasti in 10, però probabilmente abbiamo avuto qualche occasione, ma il grande caldo ha bloccato la squadra, probabilmente anche mentalmente, perché abbiamo fatto anche forse così. Conto che non bisognava rischiare niente, perché con il punto eravamo salvi matematicamente. Una squadra così giovane, salvarsi con tante giornate d'anticipo, io penso che vada messa in risalto questa cosa. A inizio stagione nessuno avrebbe preventivato obiettivamente questo risultato, perciò io credo vadano fatti i complimenti ai giocatori innanzitutto, e alla società che ha costruito la squadra. Strambelli ha chiesto la sostituzione, quali sono le sue condizioni, qual è stato il motivo della sostituzione? Ha avuto un giramento di testa, probabilmente dovuto al fortissimo caldo, anche adesso non stava benissimo, niente di preoccupante, però i ragazzi mi dicevano che era tanto caldo, soprattutto nel primo tempo noi abbiamo spinto molto di più del Catanzaro, che praticamente si è solo difeso, e perciò nel secondo tempo obiettivamente eravamo molto stanchi. Continua questa imbattibilità, arrivata a 8 giornate consecutive, un po' il fiore all'occhiello di questa squadra. Sì, sì, sicuramente, però oggi abbiamo anche prodotto in avanti, non siamo riusciti a segnare, un po' per imprecisione, abbiamo preso un palo anche oggi, anche se era un autopalo però. E il lavoro difensivo di tutti è importante, oggi 2-3 volte Ciancio e Grandolfo hanno recuperato palloni anche nella fase difensiva, e subiscono critiche ogni tanto i nostri attaccanti, però ripeto, sono giocatori che danno tutto per la squadra e non giocano soltanto in funzione del gol, e perciò noi li apprezziamo molto per questo. Ora 3 giornate per provare ad alzare ulteriormente l'asticella, c'è questa partecipazione alla Team Cup da conquistare o provare a conquistare? Sì, sì, noi siamo in una posizione di classifica importante, adesso abbiamo la partita di Caserta che non è facile, però noi sono certo che giocheremo una grande partita
anche lì. Poi abbiamo le ultime due dove ce la giocheremo, perché a questo punto è importante arrivare, cercare di arrivare il più alto possibile. Cogliamo da te, Emanuele, questo passaggio del qualificarsi alla Team Cup potrebbe... L'ho vista quest'anno seguendola comunque per il Foggia, ha fatto Lucchese, Bari, Verona, la Serie A, per carità, però poi è arrivato alla prima giornata di campionato senza Agnelli, Floriano, quattro giocatori, ha dovuto interrompere il ritiro perché si gioca il primo agosto. Sì, per carità, è una grandissima partita, è un bel obiettivo, però... Se volessi tradurre questa impressione, facciamo una corsa... Però l'Alessandro è arrivato in semifinale. Però non ha fatto niente, perché non ha fatto la finale poi di Lega Pro, ha perso col Cittadella la semifinale di Lega Pro. Poi ai playoff non ci sta arrivando probabilmente, al girone A. Rischia di non farli o rischia di farli da terza a quarta, sì. Quindi comunque ha scaricato una serie di energie psicofisiche, cioè, se l'obiettivo paradossalmente io dico è migliorare la stagione, fai playoff, cioè punta a fare i playoff, visto l'anno prossimo sicuramente le squadre di Lega Pro sono fino al nono posto, cioè l'anno prossimo arrivare al nono posto significa giocarsi la possibilità però, di andare a fare i playoff. Faccio anch'io una riflessione su questo, e se invece diciamo ci si avvicinasse a questa competizione in maniera diciamo molto, molto soft, molto morbida, dicendo tanto devo fare le amichevoli, affronto quella. Sì, però è una partita che giochi, perché non è che sono tre partite, tu è a turno, a prescindere se giochi in casa, è turno unico, se giochi in casa o giochi fuori, c'è il sorteggio. Quindi, vabbè, è su questo. Tant'è che la Lucchese che aveva pescato il Foggia, non voleva venire perché erano in ritiro, dovevano fare 900 km il primo agosto, ci fu anche una polemica, spostarono la partita proprio per evitare questo tipo di situazione. Poi passi il turno, vai con quella di Serie B, perché la prima la fai o con la Serie D o con la Lega Pro. Quindi sì, è comunque un turno di coppa tra quelle squadre che andranno ai playoff, tra quelle squadre che stanno le prime nove degli altri gironi. Quando arrivi al secondo turno, ci arrivi perché probabilmente giocando in casa potrebbe arrivare a trovare la squadra di Serie B. Trovi Bari, Perugia, puoi trovare anche la squadra che è arrivata in alta classifica in Serie B. Però il problema è, una volta che lo fai, perdi, poi hai il rischio in quella parte della stagione della preparazione di perdere qualche giocatore importante? Sì, perché è successo a diverse squadre. E allora, ti dico che anche il Lecce ha pagato, poi avendo perso due giocatori, Moscardelli che arrivò alla prima partita con l'Andria, il Lecce perse 3-1 in casa, è stato costretto a rincorrere perché aveva dei giocatori che comunque avevano interrotto, così come il Foggia, così come tutte quelle squadre che avevano fatto la Coppa Italia di Lega Pro. Il Benevento è sempre uscito al primo turno, ha continuato così, ha fatto però la sua preparazione. No, ti interrompo perché voglio sapere da Enzo Fedone se visto che voi, per esempio, nella Coppa Italia di eccellenza, siete arrivati alla semifinale, se lì l'avevate fatto un pensierino a dire vabbè, proviamoci con la Coppa Italia a fare un percorso che ci possa portare in Serie D, o era soltanto vinciamo la fase regionale e poi diciamo, non ti dico remi in barca, ma affrontiamola senza grandi ambizioni la fase nazionale? Sì, è così, avrei voluto vincere la fase regionale, la Coppa regionale, poi andare alle fasi nazionali, ma non era l'obiettivo primario, però il vincere il trofeo regionale era mio personale, di tutta la società, quindi eravamo proiettati a quell'obiettivo, tant'è vero che il 2-1 a Gravina ci lasciava ben sperare per la partita di ritorno. Poi c'è stato quell'infortunio che ci ha siamo riusciti sconfitti 0-1, quindi niente, è sfumata la semifinale questa. Però voi l'avevate giocata con la convinzione, sì, quella competizione, perché anche lì sulla Coppa c'è sempre un approccio, c'è chi la, bello, chi la vive come un fastidio, chi la vive come un... Ma lei ha un senso. Lì ha un senso, lì perché c'è una a vincere, tra virgolette, il campionato, quindi la vittoria della Coppa di eccellenza, poi vinci la fase nazionale, vinci il campionato, vai in Serie D. Invece il Foggia, che ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro dopo 9 anni,
non ha nessun senso, tra virgolette. Sì, è un altro trofeo che arricchisce la bacheca del Foggia dopo 9 anni. Negli ultimi 10 anni, paradossalmente, sì. Se andiamo dai dirigenti che l'hanno vinta la prima volta e persero poi la finale persero poi la finale, quindi insomma adesso a Foggia staranno facendo gli scongiuri. Però arrivarono quarti in campionato, era un'altra storia, era in trasferta la finale. È chiaro che vincere, sì, la gioia dei tifosi, però se devi ragionare in una fase di programmazione, punti al campionato. Cioè io dico, nelle prime tre partite il Foggia ha fatto un punto, perdendo a Benevento e a Pagani, e pareggiando in casa con... Se dovesse perdere il campionato i 2-3 punti, andiamo a rivedere se, quella, se la vittoria nel derby di Bari, che resta una vittoria... Sì, di Pirro, no? Una, per un tifosi, successo per insomma, i tifosi, no? Una vittoria per una squadra che magari andrà in Serie A, anche il Bari che è terzo e farà i playoff, però è chiaro che sono situazioni magari i tifosi appassionano, però realmente se poi si vanno a vedere le economie delle stagioni, probabilmente la Coppa Italia, quella di Serie A è snobbata dalle grandi fino alla semifinale o alle finali, perché si gioca, ma lì almeno ti giochi un posto UEFA. La Serie B logicamente non ce l'ha, la Lega Pro non serve a nulla, la Serie D nemmeno. L'unica serie è quella d'eccellenza che ti dà la promozione. Tant'è che l'anno prossimo, nella nuova riforma che vorrebbero fare, vorrebbero dare l'opportunità alla finalista, nel caso in cui chi la vince, cioè quest'anno la finalista della Lega Pro, sarebbero della andate, Lega Pro. Se ci fossero state le due promozioni, non sarebbe andata nessuno, però la possibilità di accedere ai playoff, perché ad esempio l'anno scorso l'ha vinta il Cosenza la Coppa Italia, e il Cosenza che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia si è salvato normalmente, fece un campionato molto simile a quello di là, è stata un suggerimento, diciamo una stagione bella, perché poi l'anno dopo hanno investito e hanno fatto una squadra che poi alla fine sta giocando i playoff, una squadra di discreto livello. Francesco, torno da te, non per sentire le voci ancora del dopogara, ci torneremo più avanti, ma per vedere invece il largo successo dell'Unione Calcio, il tuo impegno che è cominciato ieri pomeriggio con uno scialbo 0-0, come lo ha definito Savio Casardi, è proseguito oggi con questo invece un po' più rotondo 4-0, che si completerà domani con la conduzione di Pane, Amore e Fidelis, perciò sono tre giorni da segnare e da cerchiare in rosso per il tuo calendario. Allora raccontiamo questo successo che vi serviva per celebrare la salvezza dell'Unione Calcio. Sì, la salvezza era già al sicuro dalla scorsa settimana. Quest'oggi l'Unione Calcio Biceglie aveva l'obiettivo di celebrare appunto degnamente il raggiungimento di questo traguardo. Lo ha fatto sconfiggendo largamente il già retrocesso Grottaglie. Un Grottaglie che è rimasto tutto sommato in partita nel primo tempo, è andato sotto però proprio allo scadere della frazione inaugurale, poi è naufragato nella ripresa sotto i colpi degli attaccanti bicegliesi, non solo di Amedeo Di Pinto, l'immarcescibile Di Pinto che oggi ha realizzato una doppietta, ma anche di due giovanissimi come De Mango e Fata. Vediamo il servizio. La salvezza era già in ghiaccio, ma serviva un'ultima vittoria tra le mura amiche per brindare come si conviene al lieto fine della stagione d'esordio in eccellenza. Detto, fatto. L'Unione Calcio regola il retrocesso Grottaglie con un perentorio 4-0 al termine di un match affrontato con la dovuta concentrazione. Match che entra subito nel vivo. Di Pierro dà fuoco alle polveri sfiorando il bersaglio dalla distanza e Monopoli lo imita poco dopo da due passi sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti dal canto loro battono un doppio colpo nel giro di qualche secondo. Schirinzi impegna severamente Lullo e Malagnino sbaglia la mira sul calcio d'angolo che ne segue. Il botta e risposta va avanti con De Mango, pericoloso in due circostanze ravvicinate. Appena alta la volée che chiude una bella manovra corale, bloccato in due tempi da Annichiarico il successivo tentativo dal limite. Sul fronte opposto è invece Marinelli a sprecare un rigore in movimento sparando sui piedi di Lullo. Lo 0-0 sembra destinato a reggere sino al riposo, ma proprio allo scadere l'eterno dipinto disegna
segna da fermo la deliziosa traiettoria che porta in vantaggio i bicegliesi. Anche nella ripresa la gara si conferma gradevole. L'Unione parte ancora bene e spaventa Annichiarico con la soluzione a giro di Pontrelli. Il Grottaglie replica con la sortita offensiva di Bianchi su palla inattiva. Si giunge così al minuto numero 8, quando Dipinto perfeziona la doppietta personale, riprendendo una respinta di Annichiarico su conclusione dell'ottimo De Mango. La new entry Soe potrebbe ben presto accorciare le distanze, ma non riesce a pungere. Tutto il contrario di De Mango, che al 16° sfrutta la verticalizzazione di Di Pierro e vola verso il gol del 3-0. Ad arrotondare ulteriormente il punteggio, provvede al 23° il giovanissimo Fata, appena subentrato allo stesso Di Pierro. Triangolo con Dipinto e il poker è servito. L'ultimo sussulto porta la firma di Malagnino, vicino alla rete della bandiera su punizione, ma Lullo non fa sconti. L'Unione Calcio chiude dunque nel migliore dei modi la sua prima esperienza nella massima divisione regionale. Il Grottaglie colleziona invece l'ennesima delusione di un'annata da dimenticare. Le voci del dopogara in questo caso le potrete sentire in Sveva Sport Notte, anche perché insomma il presidente dell'Unione Calcio lo abbiamo qui in studio e perciò con lui possiamo ritornare non tanto a parlare di questa gara che era una sorta di passerella finale, ma di tutta la stagione. C'è un definiamolo un momento, un punto, una situazione nella quale la stagione è svoltata da un determinato obiettivo ad una salvezza tranquilla, perché insomma voi nella parte iniziale non è che stavate un determinato obiettivo sesti? Siamo arrivati ottavi, quindi no. L'obiettivo eravamo terzi a novembre con la vittoria sul Casarano e oggi abbiamo ripreso la vittoria da quel lontano 27 novembre, quindi già oggi non era anche motivo di statistiche questa vittoria. Non abbiamo svoltato gli obiettivi, come ho detto, siamo stati sempre coi piedi per terra, quindi c'è stato un periodo di appannamento invece dopo quel tutto dicembre, gennaio, che poi è culminato col cambio della guida tecnica, sì. Quindi niente, di là con la politica dei piccoli passi, anche ricollegandomi agli 0-0 dell'Andria, sono dell'avviso che per gli spettatori chiaramente non sarà un bel vedere, però ha portato comunque a una salvezza tranquilla, e così come per noi tanti pareggi anche con buone prestazioni, però meglio prendere un punto e allungare la classifica. Io non voglio dire, poi andremo con la pausa, facciamo questa riflessione e poi andiamo con la pausa. Non voglio dire che si era illuso qualcuno di quel terzo posto, di quell'inizio di campionato, però tra gli addetti ai lavori c'è chi aveva fatto una riflessione dicendo anche l'Unione Calcio va contemplata nel gruppo delle squadre dove non sono mai venute meno il Gravina, il Barletta, il Casarano, forse l'Altamura aveva un po' deluso, all'inizio all'inizio della stagione, però sì. Ecco, in questo gruppo anche la Vigor Trani a un certo punto ha cominciato a essere ricompresa. La Vigor Trani dal pareggio del 23 dicembre con noi ha avuto il là proprio di un girone di ritorno spettacolare, quindi ha fatto dei risultati. Perciò ritorno alla riflessione, non c'è stato nulla, non c'è stato un episodio che ha fatto cambiare, ha fatto svoltare la stagione. Eravate in linea con la stagione, forse avevate preventivato anche quel momento di appannamento. Ci stava, è fisiologico nelle squadre subire un periodo di appannamento. Noi abbiamo subito con le ultime due della casa, col Castellaneta e col Grottaglie, dove abbiamo pareggiato in casa e perso lì a Grottaglie. Quindi lì è stato il momento in cui forse abbiamo perso le nostre certezze, perché comunque, voglio dire, la squadra senza pressioni, senza motivi di assillo di classifica, stava andando bene con le 5 vittorie, quindi eravamo proiettati in un campionato tranquillo. Poi ripeto, queste due partite evidentemente ci hanno un attimino scombussolato i piani e poi diventava tutto più difficile raggiungere il risultato. Quindi niente, poi non c'è stato nessun altro motivo che ha... Un flash con Savio Casardi e poi linea alla regia. A proposito di momento di appannamento, il Barletta che ha fatto la rincorsa al secondo posto, poi alla fine l'appannamento l'ha avuto quando non avrebbe
diciamo dovuto averlo o probabilmente quando auspicava di non averlo, cioè la sconfitta con l'Ellas a un passo dal traguardo. La sconfitta con l'Ellas Taranto sicuramente, insomma, da quella domenica ha cambiato un po'. Adesso insomma il Barletta arriva quarto, domenica si gioca questo playoff in casa del Casarano e non sarà, insomma, ricordiamo che poi è una partita secca, si giocherà fino al 90esimo, poi ci saranno i supplementari e qualora dovesse persistere il risultato di parità, ahimè, mi dispiace dirlo, il Barletta verrebbe fatto fuori, insomma. Mi auguro che il Barletta venga a Casarano, poi ci sarà un'ulteriore trasferta, però insomma, alla fine, insomma, ecco, il rammarico è quello. La partita con l'Ellas Taranto, insomma, è stato veramente, mi auguro per, sicuramente per la società, insomma, una sconfitta inopinata e inaspettata, penso. Perché si è arrivati forse anche un po', è come un po' il Lecce, che fa tre pareggi, no, scusami, due punti in tre partite, cioè rincorri, alla fine, insomma, devi tirare il fiato, non puoi non tirarlo il fiato. No, sicuramente, il Barletta, credo che il Barletta sia arrivato a un certo punto. Poi inizia a far caldo. È ovvio che, ecco, se ritorniamo sempre ad agosto, da dove eravamo partiti, il Barletta non aveva forse nemmeno le casacche, non le maglie, le casacche, quindi questo... Essere quarti e giocarsi i playoff è già tanto. È già tanto. Linea alla regia, al rientro ancora le voci del dopogara di Fidel Isaias Catanzaro, perché dobbiamo sentire cosa dice Poluzzi a proposito di questo record, di questa rincorsa a Buffon. Insomma, lui alla domanda ha quasi risposto come se fosse un sacrilegio pensare a questo. Poi dobbiamo andare nelle pagelle, dobbiamo parlare ancora di Lega Pro e tornare al campionato d'eccellenza con le immagini del Trani e di Vieste Barletta. Linea regia, pochi istanti e torniamo con Sueva Sport. Eccoci in diretta con Sveva Sport. Allora, tra gli argomenti che dobbiamo affrontare, questo record che sta montando di Poluzzi, record di imbattibilità, perché è arrivato a 8 partite senza subire gol, più ovviamente dal momento in cui aveva subito gol con l'Acra. I 27 minuti di piazza, al 63 del gol dell'Acragas, perciò. Di questo record ne abbiamo parlato anche nel dopogara con Poluzzi. Allora Francesco, torno da te perché tu ci possa introdurre questo tema. Sì Salvatore, prima di sentire Poluzzi consentimi di completare la mia analisi sulla giornata dell'Unione Calcio con una considerazione personale. Mi fa piacere sottolineare il fatto che oggi al Gustavo Ventura c'era davvero una bella atmosfera, tanta gente sugli spalti, in tribuna almeno, e soprattutto tante famiglie, e questa credo che sia una cosa che vada sottolineata, credo che il presidente Pedone sia d'accordo. È il motivo, diciamo, del perché esiste l'Unione Calcio Bicelli, cioè quello di portare le famiglie allo stadio, e ridare veramente il calcio genuino, quindi sì, avvicinare quante più famiglie, quante più persone sportive al campo, quindi questa è una mission dell'Unione. Tanto voglio dire, c'è qualche dirigente, io non mi vergogno a dirlo, qualche dirigente dell'Unione che basta e avanza per fare, diciamo, il tifoso focoso. Assolutamente, ne abbiamo. Che ne non abbiamo. È Enzo Pedone. Sono un po' più calmo rispetto il mio ruolo, insomma, mi impone di c'è essere. C'è qualche dirigente dell'Unione che basta e avanza per fare avanza, il tifoso. Quindi... Io qualche volta mi sono trovato... Mamma mia, il buon Vito D'Addato, che comunque è sanguigno, quindi ci tiene, la sente la partita, proprio la vive... con tanto entusiasmo. Francesco, grazie comunque Francesco. Torniamo a Poluzzi e a questa imbattibilità, poi insomma altri termini li lasciamo fuori. Sì, sentiamo cosa ci ha raccontato Giacomo Poluzzi in merito alla partita col Catanzaro, ma soprattutto in merito alla sua imbattibilità, che come detto dura ormai da 8 giornate e passa, e anche su questo paragone forse un po' irriverente con Buffon e con il record che recentemente Buffon ha stabilito in Serie A. Giacomo, un altro 0-0, uno 0-0 che però vi consente di festeggiare matematicamente la salvezza. Sì, è un punto importante che ci dà tranquillità, siamo matematicamente salvi, era l'obiettivo che
c'era stato chiesto inizio stagione, penso che siamo stati anche bravi a raggiungerlo con 3 giornate di anticipo. Adesso abbiamo 3 giornate per conquistare la Team Cup e per cercare di portare avanti questi minuti di imbattibilità. E poi c'è da aggiungere la soddisfazione anche personale per te di aver prolungato questa imbattibilità che dura ormai da 8 giornate. Sì, sì, sono senz'altro felicissimo. È chiaro che come ogni partita la prepariamo per cercare di vincerla e cercare di non prendere gol. È un periodo molto buono sotto tutti i punti di vista, quindi certamente sono molto felice. Qualcuno scomoda addirittura Buffon facendo dei paragoni con il suo record. Non stare Buffon, lasciatelo là, io faccio quello che posso fare e poi a fine dell'anno vedremo. Quanto ci credete alla possibilità di raggiungere in queste ultime 3 partite, che comunque sono piuttosto complicate, l'obiettivo della Team Cup? Ma ci crediamo, perché comunque è un obiettivo che ci consente maggior visibilità anche il prossimo anno, già partendo dalla Coppa Italia, dalla Team Cup, quindi cercheremo di mantenere gli stimoli alti proprio per raggiungere questo obiettivo. Grazie. Allora, Savio, ti chiedo una considerazione, poi andremo con le pagelle di Fidelis Adria Catanzaro, una considerazione sul fatto che Poluzzi, a parte il ragionamento che faceva sulla salvezza ottenuta con 3 giornate d'anticipo, è un portiere che l'anno scorso era riserva all'Alessandria e che quest'anno diventa protagonista. Questo che significa? Che c'è sempre una chance per tutti. Sicuramente, poi insomma, sicuramente Poluzzi è venuto ad Andrea con un entusiasmo, anche perché insomma l'abbia voluto d'angelo, e quindi insomma in queste situazioni, quando un tecnico va ad allenare una squadra e magari chiama un calciatore, gli dice lì ci sto andando io, vuoi venire? Però insomma, anche qui già all'inizio ha sentito la fiducia, insomma. Sì, però la fiducia io, del tecnico. Io poi però mi chiedo, quando D'Angelo è stato ad Alessandria, perché non puntava? Forse era più bravo. Era più bravo l'altro, però ha scelto Poluzzi. Cioè, non. Sì, ripeto, Salvatore, le cose non le conosciamo, però magari ecco il fatto che magari lì, pur non giocando, si è comportato in maniera esemplare. Senti, quindi è professionista sempre. Poluzzi, Bisoli, Tartaglia sono tutti. Possono essere tutti proiettati in Serie B? Per me, insomma, sì. Soprattutto, insomma, Tartaglia, penso che la Serie B la possa fare tranquillamente. Ecco, se devo sbilanciarmi su un nome, dico Tartaglia. Anche perché sta dimostrando che sia da esterno nel 3-5-2, sia da difensore centrale, nei tre, sa ricoprire più ruoli. Quindi penso che Tartaglia, insomma, se io fossi un direttore sportivo e magari il mio tecnico mi chiedesse un esterno da prendere, ecco, su Tartaglia penso di non sbagliare in Serie B. Insomma. Francesco, le pagelle di Fidelis Andria Catanzaro. Sì, molto rapidamente, per quanto riguarda la Fidelis Andria, il più lo assegno a Strambelli, che magari non è stato particolarmente incisivo al tiro, però ha illuminato la manovra con i suoi piedi fatati, suggerendo diverse volte delle occasioni ai suoi compagni, occasioni non sfruttate. E a questo proposito mi ricollego al meno della giornata, che assegno a Cianci, il quale, oltre a sbagliare un gol non difficilissimo nel secondo tempo, è stato piuttosto evanescente per tutta la partita. Grazie Francesco, con te ovviamente ci si ritrova domani sera a Pane Amore Fidelis. Grazie a te. Domani in conduzione solitaria, perché non c'è il collega Peppino Ernesto. Le immagini di Messina-Lecce per chiudere la pagina della Lega Pro e ritornare in maniera ancora più dettagliata sul campionato di eccellenza. Non riesce il colpaccio a Lecce contro il Messina, la formazione di Braglia non va oltre l'1-1, abbandona il sogno primo posto e viene praticamente risucchiato nella bagarre per la conquista di un posto playoff. Al San Filippo, dopo una lunga fase di studio, bisogna attendere il minuto 15 per il primo tiro in porta. Bel diagonale di Gustavo che viene smanacciato da Bleve. Sul conseguente corner, Tavares da buona posizione non riesce a schiacciare verso la porta
porta avversaria. Reagisce il Lecce con Moscardelli che si incugna in area ed è provvidenziale un intervento di Addario. Al 21esimo è ancora Moscardelli a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa finisce alto. La prima frazione di gioco si conclude così sullo 0-0. In avvio della ripresa subito Lecce che si propone in avanti. Calcio da fermo di Lepore, colpo di testa di Abruzzese alto sulla traversa. Al 17esimo la svolta, De Vito a terra in area abruzzese e l'arbitro D'Apice decreta la massima punizione. Dal dischetto Lepore batte Addario. La squadra di Braglia però sceglie di difendere l'esiguo vantaggio lasciando spazi pericolosi al Messina. Al 27esimo giunge la beffa, Tavares capitalizza un assist perfetto di Mileto e batte da pochi passi Bleve. A due minuti dal termine l'ultima occasione capita a Caturano che manca l'aggancio in aria su un bell'assist di Lepore. L'incontro si chiude con il risultato di parità, un punto utile per il Messina per consolidare la posizione salvezza. Dall'altra parte il Lecce perde un'occasione ghiotta per restare incollato alla capolista Benevento che guadagna due punti e rischia di essere risucchiato nella bagaglia per la conquista di una posizione playoff dopo essere stato per oltre due mesi solitario al secondo posto. Allora, queste le immagini di Messina-Lecce per il campionato di Lega Pro. Dicevamo, giornata che si chiude domani con Foggia-Acragas. Non che abbiano cominciato a pensare ad intervenire di nuovo sul mercato, sembra strano ma dirlo, perché Narciso si è infortunato e potrebbe stare... No, è chiuso il mercato al 31 perciò non c'è marzo. Neanche uno svincolato. No, ma Narciso non ce la farebbe, cioè salterebbe quattro giornate, le ultime quattro di campionato, cioè quella di domani. Perciò, insomma, per i play-off... Per i play-off sarebbe a disposizione. Non è che volevo dare la croce su Micale, però insomma... No, vabbè, non è, sono due giocatori completamente diversi. Ne ha presi tre con il Messina. 4 ad Andria, 4 con il Cittadella, anche se era una finale diciamo che si giocava in divertimento perché il Foggia l'aveva già vinta, se la media è questa c'è da preoccuparsi. Vabbè, la finale si è chiusa sul 2-1 di Floriano, io credo che con il 4-1 dell'andata poi si è giocato come quando giochiamo noi a calcio a 5 Il 4-3 del Cittadella quando giochiamo a calcio 3-1 Foggia, 4-3 Cittadella, 4-4 finale quando giochiamo, non giochiamo più ormai, anzi a calcio a 5 è una parola grossa, a calcetto quando giocavamo, adesso non lo facciamo più. Io non so se posso salutare e dare la linea, no, non lo posso fare, so che è in postazione Mario Boracino ma non lo posso salutare, allora siccome devo guadagnare tempo e vedo che nel frattempo ci sistemiamo in postazione, mi chiedo e chiedo ad Enzo Pedone da osservatore esterno se poi i valori del campionato di eccellenza alla 34esima giornata siano stati tutti rispettati. Più o meno la classifica parla di squadre candidate all'inizio, anche se il Bitonto forse è risultato meno protagonista, quindi la Vigor Trani ha fatto un campionato, una rivelazione se vogliamo, perché comunque anche loro erano partiti con le difficoltà e hanno poi fatto un campionato chiudendo al sesto posto se non sbaglio, quindi l'Altamura come dicevamo prima, la prima parte di campionato aveva steccato un po', poi si è ripresa benissimo nel girone di ritorno. Gravina si sapeva che era una candidata alla vittoria finale e così è stato, avendo una rosa forte, quindi che già poteva competere in Serie D, secondo me. E niente, poi Casarano e Barletta per il blasone, insomma, meritano la posizione che hanno. Insomma, alla fine, rifatta tutta l'analisi, l'Unione Calcio Biceglie, la salvezza doveva raggiungere, la salvezza ha raggiunto. Chiuso all'ottavo posto. No, va a prescindere... Presumo con merito, quindi non... Abbiamo raggiunto col nostro bomber la doppia cifra, Medeo Dipinto ha nuovamente girato a 11 gol, quindi i ragazzini hanno segnato pure, quindi debuttato pure in eccellenza, abbiamo vinto il nostro campionato, quindi va più che bene. L'amaro per quella coppa purtroppo non raggiunta la finale, però va bene, ci vale per esperienza. Perché voi eravate convinti che
superato il Gravina, ve la potevate giocare, giocare, siccome eravamo le due seconde squadre di città, quindi era una finale particolare, quindi non la classica Casarano Gravina che era più pensabile, quindi potevamo giocarcela, perché no, alla finale partita secca, tutto poteva essere. Quindi vedo se posso salutare Mario Bonaccino. Adesso, buonasera. Allora Mario, io diciamo approfitto della tua presenza, sì, perché ho bisogno di chiederti conforto su un gruppo di tifosi. Mi hanno fermato dei tifosi del Barletta che sono aggregati in un gruppo sotto una denominazione, però chiedevo aiuto a te, non sono i gruppi tradizionali, è un gruppo di... È un altro gruppo? Sì, un altro gruppo. No, magari... Vabbè, li saluto. Se qualcuno di loro è collegato può mandarci... No, dico, li saluto perché avevo promesso di salutarli, spiegandogli il fatto, perché avevo anticipato... Non è il gruppo principale, ovviamente. No, non è il gruppo principale, li saluto... purtroppo non lo ricordo, la vecchiaia galoppa e non ricordo il nome, però insomma li saluto e ovviamente loro sanno a chi mi sto riferendo, perché ieri avevo anticipato che insomma la trasferta di Vieste avrebbe portato un po' più in là il racconto delle vicende del Barletta, che tra un po' faremo, non prima di aver salutato altri amici di Barletta, perché Savio Casati mi ha chiesto di potergli concedere questa opportunità e allora la concedo assolutamente. Sì, no, devo salutare gli amici dell'Ottica La Mosta di Barletta, i titolari, insomma, e anche i dipendenti che sono sempre molto ma molto professionali e disponibili. Va bene, allora, fatti anche questi saluti, poi insomma, se adesso non voglio aprire la pagina delle dediche, però se c'è qualcosa dopo le facciamo qualche altro saluto. Non dobbiamo salutare nessuno. Non dobbiamo salutare, tu non devi salutare nessuno. Dicevo, in attesa del Barletta, cominciamoci a proiettare su questo playoff, poi ci vedremo le immagini di Altamura Vigortrani. Proiettiamoci su questo playoff tra Casarano e Barletta, che dovrebbe giocarsi, dovrebbe, uso il condizionale, domenica prossima. Si giocherà, diciamo, al 99%, domenica prossima c'è una piccolissima possibilità di un anticipo al sabato sera, ma siamo davvero per il momento ad un'ipotesi embrionale. Casarano-Barletta sarà l'unica semifinale regionale del campionato di eccellenza, perché l'Altamura, grazie al margine notevole di vantaggio sul Vieste, accede già all'atto conclusivo di questi play-off pugliesi. Casarano-Barletta sarà una gara sicuramente molto spettacolare, si affrontano due grandissime squadre, due formazioni con grandi nomi, ricordo soltanto l'attacco del Casarano, Di Rito, Geda e Carminati. Il Barletta può rispondere comunque con Visentin, tornerà Moscelli, ci sarà Sguera. È chiaro che parte in vantaggio la formazione salentina, non solo per avere il fattore campo a disposizione, ma anche perché può giocare su due risultati su tre. In caso di parità, al termine dei 90 minuti, si andrà ai supplementari. In caso di ulteriore equilibrio, al 120esimo invece, sarà il Casarano ad accedere alla finale, però in virtù del miglior piazzamento in classifica. Per quanto riguarda invece in coda, il play-out sarà tra Otranto e Mesagni, anche quello in gara secca. Senti, che partita è stata oggi quella tra Vieste e Barletta? Un buon allenamento agonistico? Ma direi è stata comunque una partita abbastanza discreta, ben interpretata dalle due squadre. Vieste che ci teneva, Vieste che ha fatto comunque una grandissima stagione, perché l'obiettivo era quello di confermare la categoria. Invece i garganici, innanzitutto nel girone d'andata, hanno addirittura messo in discussione il primato delle Gravine, poi sono sempre rimasti tra le prime cinque di questo campionato di eccellenza. Non vanno ai playoff, solo, lo ripeto, per il margine eccessivo nei confronti del team Altamura. Pizzulli ha dato spazio alle seconde linee, o così magari agli elementi meno utilizzati nelle ultime settimane. Barretta, tra l'altro, che ha giocato dal primo al 90esimo minuto con quattro juniores in campo, ha trovato il gol ad un quarto d'ora dal termine con una rete davvero di pregevole fattura di Loiodic, che poi ovviamente andremo a vedere nelle immagini. Citazione particolare invece per il portiere dei garganici, Bua, perché oggi è stata la sua ultima partita, ha deciso di smettere con il mondo del calcio, almeno nel ruolo di calciatore, di estremo difensore in questo caso. Allora ti faccio rifiatare, ci vediamo le immagini di Altamura Vigortrani a proposito della già sicura finalista di questi playoff regionali, e della Vigortrani che verrebbe da dire è la seconda dei non eletti per quanto riguarda i playoff. Le immagini.
Sarà l'Altamura a sfidare la vincente tra Casarano e Barletta nella finalissima playoff dell'eccellenza pugliese. E questo è il verdetto del Tonino D'Angelo, che premia l'11 di Gigi Panarelli, vittorioso 2-1 sul Trani, al sesto risultato utile di fila, al 19° successo stagionale, quello più importante, che pesa quanto l'uranio sulla tavola periodica e che serve a blindare la piazza d'onore alle spalle dell'irraggiungibile Gravina. Quella fra Altamura e Trani è stata una partita emozionante, soprattutto nel primo tempo. I padroni di casa, molto contratti ad inizio gara, vanno in difficoltà al primo affondo di marca ospite, quando Infimo, servito in profondità da Pinto, va vicinissimo al bersaglio grosso. Ma reagiscono con un sinistro di Disenso. La palla spiove in aria, Del Cuore il più lesto, ma il suo colpo di testa si spegne a fondo campo. Poco dopo, altra nitidissima occasione per l'Altamura, ma il piattone di Berardi, servito da Disenso, è da dimenticare. Lo 0-0 va stretto ai biancorossi, che pigiano sul pedale dell'acceleratore ed in soli 90 secondi squarciano l'equilibrio con questo gol di Del Cuore al 42esimo e ci riprovano con una violentissima conclusione di Lenucci respinta dal palo. 1-0 al 45esimo. L'Altamura continua a spingere nella ripresa con Visconti, destro non lontanissimo dalla porta, e raddoppia al 30esimo ancora con Del Cuore al 14esimo centro in biancorosso. È il gol del 2-0, quello della tranquillità, ad un quarto d'ora dal tee-end, mentre il Trani di Gino Zinfollino prova ad impensierire Spada Vecchia con Turitto e continua ad attaccare a testa bassa, dimezzando il passivo con Turitto al 39esimo e facendo venire i brividi ai supporters di casa, presenti sugli spalti. Niente da fare, l'Altamura difende la più preziosa delle vittorie e si assicura il pass per la finale playoff. Queste le immagini di Altamura Vigor Trani. Un paio di considerazioni dagli amici da casa. Sì, chiedevano al presidente perché non fare una squadra unica a bisceglie, non unire le forze. Ci sono due o tre domande su questo tema, è una domanda classica. È una domanda ormai ricorrente. Oh, è la domanda che secondo me facevano la domenica quando arrivavano allo stadio per giocare. Dice, ma perché non facciamo una squadra unica a bisceglie? Ma perché non c'è un perché serio. Noi abbiamo intrapreso questo percorso con l'Unione, quindi vorremmo proseguire con questa realtà e quindi non ci sono motivi così eclatanti. Quindi niente, proseguire con il nostro percorso, quello che abbiamo detto prima, sempre col settore giovanile, con questa squadra in eccellenza che va più che bene. Quindi in 4 anni che è nata questa società, piccoli passettini ci ha portato ad arrivare in eccellenza, quindi non mettiamo limiti, non è che vogliamo fermarci qui, però oggi ci sta bene. Ma abbiamo un po' consumato di energie nervose questo, forse adesso un po' meno, anche se la fine della stagione lo riproporrà questo argomento, perché l'estate si annuncia calda in tutti i sensi, però abbiamo un po' consumato di energie, questo continuo pressing del ma perché non uniamo le forze, ma non è che siete alternativi alla prima squadra della città, perché l'abbiamo sempre detto, non vogliamo mai sostituire il Bisceglie, la prima formazione cittadina, quindi noi abbiamo il nostro percorso, proseguiamo quello e non intacchiamo niente agli altri. Però quindi, insisto, c'è stato un momento in cui, non è mai accaduto, che vi siete un po' proprio sul piano psicofisico stancati di sentirvi ripetere sempre le stesse cose? Stancati, no, lo sentiamo e sappiamo di questa domanda ricorrente, ma ripeto, non ci stanca perché... Ripeto, proseguiamo con il nostro percorso e va bene così. Le uniche difficoltà sono le strutture, perché allenarci al campo al di Lido, che è impraticabile, oggi come oggi è impraticabile, quindi chiediamo veramente questa cosa qui. Qualora venisse fatto il manto sintetico al di Lido, noi rimarremmo a casa nostra lì al di Lido, perché lì è nata l'Unione, e quindi ben felici di disputare le gare lì e non creare problemi all'alternanza pure con il Bisceglie. Quindi questa è l'unica cosa che ci sta stretta, perché comunque far disputare tante partite anche al settore giovanile, ai ragazzini, su quel campo è veramente oggi improponibile. Quindi speriamo quanto prima venga fatto il manto erboso lì al di Lido. Ci fermiamo per l'ultima pausa, al rientro
le immagini di Vieste e Barletta, dovremmo farcela, ma le immagini di Vieste e Barletta, e se facciamo in tempo anche le voci del dopogara, perché stasera chiudiamo con qualche minuto d'anticipo, perché vogliamo, dobbiamo anzi proporvi un'ampia sintesi di Altamura Vigortrani, e poi dalle 23 ci sarà una diretta sulla tornata referendaria di questa giornata, sull'esito di questa giornata referendaria. Allora, linea alla regia, a pochi istanti, e torniamo con Sveva Sport. Allora, ultima parte di Sveva Sport, ci facciamo stare in poco, proveremo a farci stare tanto, a cominciare dalle immagini di Vieste e Barletta, che però insomma non sono ancora confezionate. Allora, so che ci sono le interviste, però Mario, vogliamo anticipare una finestra che non c'entra nulla con il calcio, le nostre finestre consuete domenicali, questa volta la dedichiamo al tennis. Sì, la dedichiamo al tennis perché a Barletta si è conclusa questa mattina la 17ª edizione del Challenger Città della Disfida, torneo internazionale ATP dotato di un montepremi di 42.500 euro che si è giocato sulla terra rossa del circolo tennis Ugo Simmen, torneo che è tornato a Barletta dopo 4 anni di astinenza, e lo ha vinto lo svedese Elias Ymer, numero 140 delle classifiche mondiali, classe 96, ha compiuto 20 anni da pochi giorni. Ymer ha battuto in finale in 2 set, 7-5, 6-4, il tennista ceco Adam Pavlasek, giocatore davvero di grande talento ma anche di enorme temperamento, che a mio avviso può avere anche un importante futuro nel circuito maggiore. Dunque è Ymer il vincitore della 17ª edizione del Challenger Città della Disfida. Si aspetta ancora un vincitore italiano, un tennista azzurro che non ha mai vinto questo torneo, chissà che sarà la volta buona il prossimo anno. Ci auguriamo innanzitutto che il Challenger possa esserci anche nel calendario del 2017. È stata una settimana di grande tennis, con tanto spettacolo, con incontri di qualità, a partire dai match di qualificazione. Da quanto tempo, quanti anni ha saltato il Challenger? 3 anni, l'ultimo 4 anni fa. L'ultimo 4 anni fa, noi tante volte ne abbiamo parlato, ricordiamo insomma che su quei campi ha vinto Nadal, c'è passato Murray, c'è passato Almagro, Cilic, Coria, Gasquet, insomma, perciò, ha vinto Bruguera, perciò un torneo che ha la sua storia e che è ritornato con il successo del tennista svedese. Se non sono pronte ancora le immagini di Vieste e Barletta, io lo chiedo sia a te che ovviamente in regia, no. Sentiamoci allora cosa ha detto Pizzulli e poi insomma vedremo le immagini della partita, però cominciamo a leggerla anche dalle dichiarazioni del tecnico Mario. Sì, Pizzulli che era squalificato, sostituito dal suo vice Davide Papani, Pizzulli che purtroppo non ci sarà in panchina anche col Casarano, perché la semifinale dei playoff è stata anticipata e lui c'è una squalifica fino al 24 di aprile. Allora, sentiamo cosa. 3 punti che non bastano per migliorare la posizione in classifica, però mister, siccome vincere aiuta a vincere, questa vittoria può essere importante in proiezione playoff. Eh sì, finiamo il campionato con una vittoria esterna, visto che dobbiamo ricominciare questa avventura playoff con una partita esterna. Sì, oggi poi avevamo diversi problemi, avevamo Moscelli e la Carra squalificati, avevamo Montroni che durante il riscaldamento si è fatto male, quindi insomma c'erano delle situazioni, visi in team pure che non stava bene, poi lo stesso Fabiano, insomma era una partita dove io volevo capire tante soluzioni, abbiamo giocato anche con 4 under, ma io ritengo che oggi abbiamo dimostrato di essere veramente una squadra. Tutto è cominciato 7 mesi fa proprio qui da Vieste, con tantissime incertezze, 7 mesi dopo che Barletta ritrova Massimo Pizzulli. Con 66 punti non sono pochi, insomma bisogna essere corretti, è stato fatto. Ringrazio Davide Papagni, ringrazio tutto il mio staff, Lorenzo Fasciano, il professor Riccardo Liso, tutti sono stati eccezionali, perché se si fanno 66 punti nelle condizioni in cui eravamo significa insomma che qualcosa di buono si è fatto. Ecco, noi avremmo voluto magari giocarci la chance in casa, questo non è avvenuto. Però dopo la mazzata diciamo di Taranto
non era facile riprendersi immediatamente. Oggi la squadra, anche con moduli diversi, ha dimostrato di essere con la testa. Ci sono i play-off, si comincia da Casarano, che partita si immagina? Partita tanta attenzione, dove dobbiamo rimanere lucidi. Oggi ho chiesto ai ragazzi questo, abbiamo cominciato in un modo, poi ci siamo messi con un altro modulo, proprio perché dobbiamo capire che col Casarano probabilmente ci si potrà trovare di fronte a una situazione dove bisognerà cambiare modulo o comunque cambiare uomini, rischiare qualcosa. Soprattutto se il risultato non si sblocca o se non è a nostro favore, mi auguro duri 120 minuti se proprio dobbiamo giocarci alla fine in fondo. Se poi riusciamo a chiuderla prima, che ben venga. Però ci vuole grande lucidità da parte mia e da parte di tutti i ragazzi. E anche oggi nel primo tempo abbiamo giocato in un modo, nel secondo tempo abbiamo cambiato gli under potenziali, perché è chiaro che io non ho giocato nemmeno di Candia. Oggi anticipo una tua domanda. Probabilmente perché di Candia è diffidato, io devo avere la possibilità di avere il dubbio almeno fino all'ultimo, cioè poter avere entrambi a disposizione. Poi devo fare i complimenti comunque sia ad Ambrosio e anche a Cormio, un 98, un ragazzo centrocampista che oggi ha dimostrato di aver cambiato anche la partita. Insomma, visto il momento in cui è entrato, abbiamo cambiato modulo, siamo tornati un po' al vecchio 4-3-3 e devo dire che siamo pronti. Allora, questo era Massimo Pizzulli. Tra un po' devo chiedere una considerazione a Mario a proposito di parole che aveva detto Massimo Pizzulli la settimana scorsa, però da un tecnico all'altro voglio sapere da Enzo Pedone se il rapporto con Mimmo Di Corato era arrivato al capolinea in quel periodo di flessione e se non c'era proprio nessuna possibilità di rimediare o di risvoltare la stagione. Evidentemente si sa, nel calcio paga purtroppo l'allenatore, è più facile far pagare l'allenatore, e con la sconfitta a Mola è stata proprio la ciliegina o la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per cui è stato necessario cambiare il tecnico e quindi prendere questa dolorosa decisione, perché comunque Di Corato è stato il tecnico che ci ha portato in eccellenza vincendo l'anno scorso i playoff col Corato, quindi è stata una sofferta decisione, però andava fatto proprio per poter dare quella scossa che poi pian piano a piccole dosi è arrivata e ci ha portato alla salvezza. Francesco Bitetto resta? Lo so che siamo soltanto al 17 aprile, 17 però insomma. Aprile, diciamo. Infatti, non dovrebbero esserci problemi per la riconferma del tecnico, quindi ha lavorato bene, lavora un tecnico che lavora bene, quindi molto probabilmente tutte le combinazioni porteranno alla riconferma di... Quindi Salvatore, il presidente non è il Zamparini dell'eccellenza? No. È brutto cambiare l'allenatore e poi... No. Di Zamparini ce n'è uno Zamparini solo. Ce n'è uno. Ce n'è uno solo. Quest'anno 10 tecnici nella stessa stagione, credo che sia un record. Un record mondiale. Allora, Mario, so che sono pronte le immagini. Ci vediamo le immagini di... Vieste Barletta, lascio a te la presentazione e poi le considerazioni e le pagelle. Sì, risultato inutile per il Barletta perché non migliora la propria posizione, però insomma è una vittoria che fa bene al morale e poi era importante tornare a ritrovare il feeling dei tre punti dopo tre gare con due pareggi e una sconfitta. Ma facciamo parlare le immagini e ci vediamo. Il servizio di Atletico Vieste Barletta. Quarto posto era e quarto posto resta. Il Barletta conclude con un successo 1-0 la propria avventura nella regular season del campionato di eccellenza. Ma i tre punti conquistati sul sintetico del comunale Riccardo Spina contro l'Atletico Vieste non sono sufficienti per migliorare la posizione in classifica. Decide ad un quarto d'ora dal termine questo splendido gol di Loiodice che infila la sfera nell'angolino basso alla sinistra dell'estremo Garganico Bua alla sua ultima partita in carriera. I biancorossi ritrovano il feeling con la vittoria dopo tre turni di astinenza ed arrivano con il morale in rialzo all'appuntamento con gli spareggi promozione. I padroni di casa invece restano esclusi dalla griglia playoff. Gara non particolarmente emozionante. Pizzulli, assente per squalifica anche a Vieste, sostituito in panchina dal suo vice Davide Papagni, schiera addirittura quattro juniores dal primo minuto. Out gli squalificati La Carra e Moscelli, idem l'infortunato dipinto Vicentino nel meglio e parte della panchina. Problemi nel riscaldamento per Montrone, al suo posto c'è Capitan Rizzi. Sguera invece il principale
principale terminale offensivo degli ospiti. Squadra molto ben organizzata il Vieste, ma poco brillante ed incisiva negli ultimi 16 metri. I ritmi inizialmente non sono elevatissimi, le occasioni latitano da una parte e dall'altra. Sussulto dei garganici intorno alla mezz'ora, Chiarella verticalizza per Rocco Augelli, ma Diuff è attento e risponde presente. Rocco Augelli ci riprova successivamente, ma riesce a guadagnare soltanto un calcio d'angolo. Barletta invece pericolosissimo in chiusura di frazione. Questo tiro cross di Loiodice sembra innocuo ed invece per poco non beffa Bua. Palo clamoroso, 0-0 dunque all'intervallo. Ripresa che si apre con una chance per parte. Sguera con il destro non inquadra lo specchio da buona posizione. Il solito Rocco Augelli si procura un calcio di punizione e dalla distanza colpisce il palo con una traiettoria particolare. Diuff non ci sarebbe arrivato. Poi cresce il Barletta e sale di tono soprattutto lo Iodice, che ci prova in due occasioni con il destro, ma in entrambi i casi conclude sul fondo. Avrà modo di rifarsi successivamente. È impreciso anche il tentativo di Rizzo dopo una bella combinazione con il neoentrato Visentin. Insistono gli ospiti. Zingrillo su schema da palla inattiva cerca ma non trova il gol d'autore. A segno invece ci va alla mezz'ora Nicola Loiodice, che sfrutta il gioco a due con Visentin per realizzare il suo terzo centro con la maglia del Barletta. È la rete che di fatto decide la contesa, perché Rocco Augelli, servito da Sané alla palla del pareggio a 10 minuti dalla conclusione, ma sbaglia la misura del lob. Il Vieste conclude così la propria stagione con una sconfitta e senza playoff. Il Barletta, quarto classificato al termine della regular season, tornerà in campo già domenica prossima e sfiderà al Capozza il Casarano nella gara secca della semifinale regionale. Sarà una partita senza un domani, sarà una partita che i biancorossi sono obbligati a vincere per continuare a sperare nella promozione. Allora, nel frattempo ha segnato il Milan con un gol che era regolare come quello della Sampdoria. No, però. No, perché se no mi scrive il direttore generale dell'Unione Calcio e mi dice: vabbè, ma tu ce l'hai con noi. Non... Ma c'era un giocatore della Sampdoria a terra. No, aspetta che facciamo intervenire Emanuele Losapio. No, c'era il fuorigioco perché c'era una deviazione impercettibile. Ah, stavamo parlando di un'altra cosa. Il gol annullato della Sampdoria. Stiamo parlando di un'altra cosa. Io volevo che raccontassi invece il gol del Milan. Il gol del Milan è stato... regolare. No, per dimostrare che si sta venendo la partita. No, è stato un gol di Bacca che ne aveva sbagliato uno qualche minuto prima con, provando la rabbona sullo 0-0. Va bene, va bene. Allora, di Pizzulli l'abbiamo già sentito. A proposito delle dichiarazioni del tecnico, faccio un passo indietro di una settimana e poi vorrei cogliere se c'è stata una prosecuzione anche nelle dichiarazioni di questa... di questo post partita, Mario, perché Pizzulli aveva chiesto la settimana scorsa la presenza della società, aveva detto: io voglio che la società si faccia vedere, si faccia sentire. Ma secondo me era più una dichiarazione proiettata verso i playoff, perché insomma la gara di Vieste per certi versi aveva davvero poco senso, perché insomma era difficile immaginare una sconfitta del Casarano a Novoli contro un Novoli che aveva già raggiunto la salvezza. Si è chiesto vicinanza, vuole che la società metta nelle migliori condizioni il Barletta a livello ambientale per quanto riguarda mille situazioni, in occasione sia della trasferta di Casarano che eventualmente della gara contro l'Altamura, ma bisogna andare step by step, prima ovviamente la gara della Capozza di domenica prossima. Io non voglio alimentare né polemiche né cogliere o leggere tra le righe, però nei ringraziamenti che ha fatto Pizzulli a proposito da dove è partito qui a Vieste 0-0, non ho colto, forse mi è sfuggito, il ringraziamento alla società, è stata una dimenticanza? Beh, credo, diciamo che questa società non c'era ad inizio stagione, quindi la mia domanda era sui 7 mesi trascorsi alla guida del Barletta da Vieste a Vieste. Lui ha ringraziato quelli che sono stati i suoi compagni di avventura ad inizio stagione, in particolar modo il suo vice, la sua persona di fiducia, Davide Papagni. Oh, e questa anticipazione che ti ha fatto, dicendo ti anticipo già la prossima domanda, eravate messi d'accordo? Probabilmente mi legge nel pensiero, ma probabilmente devo cominciare a preoccuparmi, perché insomma io gli ho fatto la domanda su Di Candia, perché lui ha detto alla vigilia: io farò giocare giocatori che sono stati impiegati meno nelle ultime settimane, però non ho giocato Di Candia perché era diffidato. Chissà, magari potrebbe tornare utile proprio per la gara di Casarano. Allora, dovremmo sentirci il tecnico del
del Vieste, sempre nel dopogara, Mario, allora lo puoi presentare. Sì, ha parlato Franco Cinque, ha parlato non tanto della partita, perché insomma alla fine il Vieste non è riuscito ad agganciare il treno dei playoff, ha parlato della stagione molto positiva, lo ripeto, per i garganici, e soprattutto ha aperto uno spiraglio anche per una sua riconferma, anche se ovviamente non è sicura al momento. Mister, è più grande la soddisfazione di aver davvero disputato una grandissima stagione oppure l'amarezza per non essere riusciti a raggiungere questi playoff? Ah, sicuramente la soddisfazione per quello che abbiamo fatto, in condizioni sicuramente precarie dal punto di vista economico e anche dal punto di vista, di conseguenza dal punto di vista tecnico. Però di per conto certo di soddisfazione di aver lanciato tantissimi giovani, non ultimo Langi, oggi un 2000 addirittura. Per cui la società mi aveva chiesto salvezza e lanciare i giovani, credo che ampiamente abbiamo centrato gli obiettivi. È chiaro, un po' di rammarico c'è perché si è arrivato a qualche punto dai playoff, probabilmente con una norma che prevedeva qualche punto in più di distacco dalla seconda sicuramente avremmo avuto qualche chance, però la soddisfazione sicuramente è grandissima. Si può ripartire da questo gruppo per il prossimo campionato secondo lei? Ma credo che sia una stagione irripetibile, saremmo presuntuosi a dire che con questa squadra l'anno prossimo possiamo di nuovo ripetere tutto ciò, perché ripeto, abbiamo fatto secondo me qualcosa di straordinario, l'avete visto anche oggi a lottare in tutto il campionato con una punta sola. È chiaro che ti mette in difficoltà, per cui sicuramente degli interventi bisogna farli, fermo restando che la filosofia dei giovani porta sicuramente dei risultati. Franco Cinque invece cosa farà nella prossima stagione? Farò l'allenatore sicuramente, non so dove, ma io sono un uomo da campo, mi piace lavorare sul campo e quindi sicuramente... Vieste no? No, non lo so, sicuramente... Si è lavorato in condizioni difficili, per cui ripeterle onestamente mi risulta un po' difficile. Però, ripeto, se le cose dovessero migliorare sicuramente è una possibilità. Una curiosità mi devo togliere con Enzo Pedone. A proposito, sentivo anche Mario chiedere a Franco Cinque cosa farà la prossima stagione. Abbiamo chiesto su a proposito di Francesco Bitetto. Il terminare un campionato il 17 di aprile... E sapere che insomma la prossima stagione non prima di settembre comincerà, è un vantaggio, uno svantaggio? Vi consente una maggiore programmazione o vi effettivamente vi lascia troppo tempo per poter poi ritornare alle vicende del campo? Ma forse è prematuro terminare il 17 aprile, perché comunque con i turni infrasettimanali si poteva allungare eventualmente di qualche giornata e arrivare forse a fine aprile, che poteva essere una data giusta. Quindi niente, vorrà dire che ci lascia più tempo per poter programmare, sederci e cercare di sbagliare meno. Anche perché io so che comunque bisogna arrivare alla data dei playoff nazionali, sì, che vengono fissati. Quest'anno sono il 15 maggio la prima gara dei playoff nazionali. Probabilmente organizzare la stagione in maniera tale da arrivare, ecco, alla fine di aprile forse. Alla fine di aprile, quindi due domeniche ancora erano possibili, quindi, e togliere il turno infrasettimanale, che è sempre un po' fastidioso per le società di eccellenza, perché comunque crea qualche disagio inevitabilmente. Non ti ho chiesto, Savio, chi vince il campionato di Serie D, lo chiedo sempre verso la fine della trasmissione, però qui il giochino è che la Virtus Francavilla mantiene il primato. Sì, oggi a tre giornate. Oggi il punto conquistato a Terracuso, ho visto le dichiarazioni del mister Calabro, insomma, erano contenti. Non era un campo, loro temevano questa trasferta anche dalle dichiarazioni fatte in settimana, quindi poi naturalmente sentire quello che succedeva a Taranto, insomma, anche lì, insomma, so delle dichiarazioni, ho visto la presidentessa Zelatore addirittura commuoversi in una conferenza stampa, perché lì si sono lamentati dell'arbitro che ha concesso il rigore del 2-1 al Serpentara. A quanto pare, io non l'ho visto, la dichiarazione fatta dalla presidente era inesistente, ma anche la gente, sentivo anche amici di Taranto, si lamentavano dell'arbitraggio, quindi è un vero e proprio suicidio quello da parte del Taranto.
Il Nardò sulla carta ha un calendario difficilissimo, perché domenica affronta il Francavilla Insigni, e che in Serie D è la squadra più brutta da affrontare. Poi l'ultima andrà a Fondi addirittura, e in casa adesso non ricordo, comunque ha il calendario più difficile. Invece la Virtus Francavilla affronta il Gallipoli, che anche se oggi ha vinto, insomma, non dovrebbe. L'ultima in casa all'Isola Liri. Sulla carta, Salvatore, ecco, per me la favorita a questo punto diventa la Virtus Francavilla. Il gruppo di tifosi del Barletta, che ha tempestato di messaggi Mario Borraccino, che noi abbiamo salutato, è quello degli Arditi. Perciò una certezza abbiamo, che il gruppo degli Arditi la trasmissione la segue, e noi di questo... Sì, ho capito, la vedono sempre, quindi... Di questo siamo contenti, probabilmente la seguono più di quanto la segua mia moglie, per verificare che stia effettivamente a condurre la trasmissione, perciò di questo sono contento. Mario, possiamo andare con le pagelle di... Sì. Ti posso chiedere le pagelle non soltanto della partita, ma della stagione del Barletta? Allora, la stagione... Cominciamo dalla partita? Dalla partita. Allora, per la partita segno solo più, perché insomma è l'ultima giornata, quindi sono buono. Il più del Barletta allo Iodice, perché ha realizzato un bellissimo gol, ma poi è sempre quello che dà grandissima qualità alla manovra dei biancorossi. Per l'Atletico Vieste vado sul sicuro Rocca Augelli, che è uno dei giocatori più forti di questo campionato di eccellenza. Per quanto riguarda la stagione, invece, il più lo assegno a Massimo Pizzulli, perché è quello che ha cominciato con mille difficoltà, è quello che ci ha messo la faccia praticamente quando non esisteva nulla. È quello che ha preso il Barletta, ha accettato la proposta dell'ex dirigenza del Barletta a scatola chiusa, quindi il più, secondo me, va al tecnico. Ha resistito anche a qualche tempesta, diciamo, che gli avrebbero voluto creare? Beh, le difficoltà ci sono nell'arco di una stagione, alla fine lui merita, insomma, di aver portato il Barletta ai playoff e di essere allenatore del Barletta anche... E se ci fosse, l'unico rammarico qual è, al netto del fatto che non si è raggiunto il secondo posto, che era un traguardo possibile, si è perso solo alla fine, o era un traguardo difficile il secondo posto? Io gliel'ho fatta questa domanda, non è andata in onda, però insomma poi proporrò la risposta in settimana. L'unico rimpianto non riguarda la gara di Faggiano contro il Taranto, ma quella con l'Altamura. La gara casalinga con l'Altamura, in caso di vittoria il Barletta là praticamente avrebbe messo una serissima ipoteca sul secondo posto. Invece è arrivato un 1-1, tra l'altro arrivato con un rigore nei minuti finali. È quello il grande rimpianto di Massimo Pizzulli, perché era quella la partita che voleva vincere, più di Faggiano contro la Staranta. Allora, siamo quasi in conclusione, ti devo chiedere se fosse possibile gli ospiti di Eccellenza di Puglia di domani. Non li abbiamo, non li abbiamo, due. Li possiamo dire due? Danilo D'Amacco, direttore sportivo del team Altamura, perché parleremo di questa grande impresa della formazione murgiana, che di fatto già alla finale regionale dei playoff, e poi avremo Michele Angelastro, ex direttore sportivo del Gravina, perché questa settimana ha rassegnato le dimissioni, e poi cercheremo anche di capire il perché. Il terzo ospite sarà un tesserato del Barletta, che scoprirò domani mattina. Va bene, e lo scopriremo domani pomeriggio alle 15 in diretta. Allora Mario, grazie del tuo lavoro, del grazie tuo contributo in trasmissione. Appuntamento con te domani con Eccellenza di Puglia dalle 15 alle 16. Noi di fatto cominciamo a ricordarvi gli appuntamenti con il nostro palinsesto sportivo. Allora, vi avevo detto durante la trasmissione che avremmo proposto un'ampia sintesi di Altamura Vigortrani. Mi rimangio quello che ho detto, perché insomma è il bello delle trasmissioni live, e soprattutto di una programmazione che deve anche dare spazio alla informazione e nel caso specifico alla giornata referendaria. Allora, subito dopo di noi non ci sarà la sintesi di Altamura Vigortrani, che vi proporremo comunque nei prossimi giorni, e vi proporremo in maniera diciamo più sostanziosa, mentre vi ricordo dalle 23 l'appuntamento con in diretta per raccontarvi questa giornata referendaria. Poi ci sarà Sveva Sport notte con gli highlights, i risultati e i servizi di questo fine settimana calcistico. Domani invece i tre appuntamenti consueti: alle 15 Eccellenza di Puglia, alle 20:30 Pani Amore Fidelis con la conduzione di Francesco Martucci, e a seguire l'ampia sintesi di Vieste e Barletta per il campionato di Eccellenza. E allora siamo ai ringraziamenti finali, all'inbocca al lupo per i complimenti per questa stagione, all'inbocca al lupo per la prossima ad Enzo Pedone, presidente dell'Unione Calcio Biceglie, che ringrazio per essere stato grazie qui con noi. Permettimi, Salvatore, di ringraziare tutti i nostri, ecco, non i saluti ma il ringraziamento a tutti i collaboratori dell'Unione, dall'addetto stampa al team manager, ai segretari, quindi tutti, un grazie
sentito a tutti quanti. Grazie a voi. Comunque. Grazie a Savio Casardi per essere stato in questa stagione assiduo ospite di Sveva Sport e attento osservatore. Io perché lo ringrazio? Perché di fatto mancano due appuntamenti per arrivare alla conclusione. Concluderemo l'8 maggio e diciamo non disturberò più Savio Casardi fino all'8 maggio. Gli do una notizia in diretta in questo. Perciò, grazie a voi, grazie a te Salvatore, a tutta la redazione. Sempre un piacere venire in questo salotto a discutere di calcio. Grazie ovviamente a Savio Casardi. Con Emanuele Lo Sapio ci ritroviamo domenica prossima. Buonasera. Così come ci ritroveremo con Francesco Martucci e con Mario Boracino. Me lo auguro perché se si giocasse alle 16.30 a Casarano la vedo un po' difficile che facciamo in tempo a riaverlo per la trasmissione. Se sarà, non vanno i supplementari. Se non vanno i supplementari, perché insomma a Casarano sono comunque belle ore di viaggio dalla sede dalla quale trasmettiamo. Lo dico anche a beneficio dei tanti amici che da Casarano seguono la trasmissione Eccellenza di Puglia, perché sono assidui telespettatori dei nostri appuntamenti del lunedì. Grazie ai colleghi che hanno lavorato sui campi in redazione, anche ai colleghi che per questa stagione ci hanno dato una grossa mano nel campionato di Eccellenza. Ne saluto uno in particolare che è Nicola Miccione, che è stata la voce narrante delle vicende della Vigor Trani. Grazie ai colleghi della regia dell'emissione e a voi da casa che ci seguite con puntualità in qualunque momento, con qualunque condizione meteorologica. Ci ritroviamo domenica prossima con Sveva Sport. È veramente tutto. Buonanotte e arrivederci.